No, ma vabbè, allora io volevo dire, intanto ringrazio tutti i convenuti che non conosco assolutamente. Anzi, facciamo magari un giro rapido. Sì, possiamo anche fare un giro di presentazioni proprio per capire. Questa sera l'argomento che ho proposto è quello degli animali domestici alla vita. E con particolare riferimento naturalmente agli animali di ispezione che sono gatti e cani. Se vogliamo fare un giro, allora io ho mandato una email a determinate persone che conosco e che condividono con me determinati percorsi riguardo le idee che penso possano essere valide per Venezia Centro Storico per un ripopolamento dei gatti a Venezia, visto che sono completamente o quasi spariti. E, però prima di iniziare e di parlare, volevo appunto sentire anche voi, siccome non vi conosco, volevo sentire voi. Facciamo un rapido giro. Un rapido giro, cominciando da Paola. Sono Paola, nel mio giro familiare ho un cane, due gatti, due cavallini. E un po' di amici che le invitano ogni tanto, questo è la cosa più importante. Io penso che qua sono tutti, siamo tutti qua, amanti degli animali, io anch'io ho due gatti, mi sono dimenticato di due gatti, un cane, ne ho avuti 12 di gatti, adesso... Solo 12 gatti, solo 12. Un coniglio, dai, vai tu. Daniele. Ma lui si presenterà da solo. Sono abito qui, sono venuto per aver sentito un dito che parla dei cani e dei gatti. Anch'io sono Patrizia, anch'io ho un cane e un gatto e quando abitavo a Padova ho fatto per 7 anni volontariato per i gatti proprio randaggi della città e avevamo comune, cioè l'ufficio veterinario di Padova, adesso non più, dava dei soldi per raccogliere i gatti randaggi, curarli e poi insomma rimetterli fuori dove erano. Adesso purtroppo questa cosa non c'è più. Amica di Vito, sono stata invitata qui, ho avuto uno dei suoi gatti, ho fatto fare 2 cucciolate alla mia gatta, se ne avevo 200 li davo via tutti e 200. Questa è una buona introduzione. Prego. Dovremmo parlare in italiano. Vabbè, comunque Claire viene dall'Irlanda e qui in visita. Sono Lidia, ho 3 gatti e un cane in centro a Venezia e mi interessa di sentire cosa avete da raccontarci su. Laura ti ha già presentato. Scusatemi per il ritardo, comunque mi chiamo Laura Barberi, mi ha invitato Vito, lo ringrazio per questo invito perché appunto abbiamo già avuto modo di discutere, io sono una gattara convinta, animalista, sebbene antropologa, quindi mi considero anche gli spazi e la convivenza uomo-animali. E niente, mi fa piacere essere qui, poi farò il mio intervento critico sul dolore di essere gattara. Infatti, sono stata anch'io. Prego. Io sono Marilena, abito a Venezia di sempre, ho sempre amato i gatti, ho sempre avuto gatti in casa. Faccio parte di un'associazione animalista che cerca di far convivere in modo rispettoso gatti e umani e soprattutto di evitare sofferenze ai gatti che vivono in città, in zone metropolitane dove non si ha rispetto per loro. Io sono Annalisa, abito a Venezia, ho animali di tutti i tipi, ho appunto animali di tutti i tipi, cani, gatti, tartarughe, pesci, ricetti, cavie, eccetera. E sono venuta per sentire le idee degli altri e le proposte. La signora? Mariano Lucella, io ho 3 gatti e un cane e volevo sapere cos'è l'argomento. Io mi chiamo Giovanni. Ho una passione per i topi, aiuto primo. Io amo i topi, tutti gli animali. Anch'io. Io sono Silvia, ho vissuto tutta la mia vita sempre con i cani, adesso a casa c'è un veterano di 18 anni e quindi sono interessata a questa problematica. Io sono Mario Rine, da sempre vivo a Venezia, da sempre ho avuto cani e gatti. Ho qualcosa come una decina di gatti. E 7-8 cani. A casa? A casa. No. Ho la fortuna di avere uno scoperto con Venezia, non cani, tanto li tengo. Però comunque
sono cani neri, ho sempre più ciotto, una difesa di quali, quello che non vivo a Venezia, sono un amico di Vito, assieme alla mia compagna abbiamo diversi gatti, ragioniamo di gatti, di convivenza tra gatti umani in una città con le automobili, tra l'altro, di convivenza, di gestione, di aiuto ai gatti anche in un rapporto di grande naturalità, dei gatti con gli umani, mio padre adorava i gatti e ne ha aiutati e tenuti molti nel corso della sua vita, e siamo qui molto volentieri, vi invito che ringrazio per ragionare insieme. Io sono Elisabetta, ho avuto un cane, ho a che fare comunque ancora adesso con cani, ad aiutarmi in qualche modo, vorrei cercare di capire qualcosa di più del comportamento animale e umano correlato. E questo sarà un argomento che verrà trattato da Alessandra. Vai. Mi chiamo Luigi Bello, sono uno dei firmatari della lettera pubblicata a Venezia nel marzo di quest'anno in contrapposizione alla signora che ha organizzato la mostra felina di gatti di razza a Venezia e che proponeva il popolamento dei gatti a Venezia. Questa lettera è stata firmata da 43 individui e da tutte le associazioni animaliste del territorio veneziano e mestrino. Per quanto riguarda il numero di gatti è da fare, ma comunque questo non c'entra. Ecco. Va bene, allora questo incontro è stato promosso dall'associazione Fondamente di cui io faccio parte, che gestisce questo luogo che vuole appunto, come ha detto l'Andreina, essere un posto aperto dove si possono discutere le problematiche della città di Venezia. Allora, una delle problematiche, secondo me, diciamo minori, ma nemmeno tanto minori, sono quelle, le problematiche ambientali. Nelle problematiche ambientali io ho notato che a Venezia, io abito a Venezia da tantissimi anni, anzi sono veneziano, ho notato che a Venezia sono in pratica scomparsi quasi completamente i gatti che si trovavano una volta in giro. Venezia è una città che storicamente, anzi oggi purtroppo non è potuto venire uno studioso, storicamente fin dalla Repubblica Salerissima è sempre stata accogliente rispetto ai gatti, anzi addirittura c'erano delle leggi che li proteggevano, li accudivano eccetera. Fino a, addirittura, io porto un esempio sempre della città di Trieste, nel 1877 nello statuto civico, e dopo parlerò anche di quello che è il regolamento della tutela degli animali del comune di Venezia, tanto per accennare un po' il quadro generale, diciamo, no? E nella città di Trieste c'era un avviso pubblico dello statuto civico in cui si diceva che tutti i negozi, le officine, le botteghe erano obbligate a tenere, questo tanto per capire come si dava molta attenzione agli animali cosiddetti randagi, che sono animali liberi, che sono animali che hanno sempre convissuto civilmente, convivialmente in maniera tranquilla con gli umani. Ripeto, a Trieste lo statuto civico diceva che era d'obbligo lasciare, faccio solo un esempio, lasciare fuori dal proprio negozio, dalla propria officina, una ciotola d'acqua monda, parla in italiano antico monda, cioè pulita, soprattutto in estate, in modo che i gatti o i cani, i randagi potessero abbeverarsi. Questo è un sintomo di grande civiltà, perché in una città, questo anche tra l'altro ogni tanto io divago nei discorsi, quindi tra l'altro in una città, e questo concorda con me anche il professor Danilo Mainardi che l'ho intervistato, che probabilmente grazie anche al nostro socio potrà intervenire successivamente a parlare della situazione degli animali qua a Venezia. In una città la presenza degli animali liberi, come avviene anche in certe città del nord Europa, è sempre stata vista come un sintomo di civiltà. Ecco, a Venezia i gatti sono completamente scomparsi. Non sono scomparsi. Sono scomparsi, mi scusi, posso finire? All'ospedale civile. Allora io la prenoto la signora precisazione. Facciamo un incontro così. Volevo anche che si seguisse un certo ordine, perché ho invitato delle persone anche a parlare, per cui
che parlano anche di alcuni. Comunque tenetevi conto delle domande che dopo in ogni caso vediamo di discuterne. Esatto. Ecco, stavo dicendo rispetto al scomparsa, la signora giustamente mi diceva no, all'ospedale civile ci sono. Infatti io oggi, anzi l'altro giorno, ho firmato una petizione affinché non si chiuda lo spazio indirizzato all'ASL, all'ASL 12 di Venezia, e ho firmato una petizione in cui si chiede che non scompaiano i gatti, almeno qui 40 gatti che ci sono all'interno dell'ospedale civile, che sono una risorsa per la città incredibile. Però a me piacerebbe che questi gatti qua, di rivederli ancora in giro per la città. E la Dingo e le signore, la Dingo in pratica è l'associazione di Venezia, non so, molti di voi appartengono alla Dingo. Io ho avuto a che fare qualche anno fa con la Dingo per cercare di proporre alcune mie idee che sto illustrando anche adesso. E, diciamo, la Dingo è l'unica associazione riconosciuta a Venezia che ottiene anche contributi pubblici per il gattile di Malamocco e anche contributi dall'ASL per ogni gatto che viene sterilizzato. È l'unica associazione che finora si sbaglia, l'ASL non dà un contributo. Sì, l'ASL però dà l'ASL non dà nessun diciamo contributo, che dà un magari paga i veterinari, non paga nessuno. Fino a poco tempo fa pagava i veterinari. No. Fino a poco tempo fa pagare i veterinari. E comunque per piacere, ascoltate un attimo finito che voglio finire. Se le date le notizie sbagliate non funziona così. Dopo subito, fino a poco tempo fa io sono sicuro. No. Adesso forse sono cambiate le cose. Maggio del 95, la decisione. Sì. Maggio del 95, sono passati 18 anni e mezzo. Sì. Bene, è un dato in più. Fino al maggio del 95 succedeva questa cosa. Bene, è già qualcosa. Comunque io non voglio parlare male della Dingo. La Dingo è l'unica, stavo per dire, che la Dingo è l'unica associazione di Venezia riconosciuta dal Comune di Venezia, dall'unico ufficio di Venezia della Direzione Ambiente, che è l'ufficio tutela degli animali, è formato purtroppo solo da due persone. È l'unica associazione a cui viene delegato la cura degli animali. Secondo me, questa è un'opinione puramente mia, siccome i gatti sono completamente spariti da Venezia, un po' a causa dei maltrattamenti che danno le persone, un po' a causa dei cosiddetti cinesi, però secondo me adesso sono notizie un po' così. Ecco, secondo me i gatti sono abbastanza spariti perché c'è stata una forma di sterilizzazione di massa ad opera dei gatti, che adesso sono rinchiusi o nel gattile di Malamocco o liberi a Marghera, a Forte Marghera, fra l'altro ottimamente tenuti. Il gattile di Malamocco è una struttura, io l'ho visitata, è una struttura eccezionale, ottima, però francamente sarebbe bene che questo tipo di struttura funzionassero come ricovero per i gatti che sono in quel momento ammalati oppure che hanno dei problemi, perché dopo Venezia è l'unica città al mondo dove non ci sono automobili e dove attraverso forse un intervento maggiore del Comune di Venezia potrebbero benissimo convivere tra virgolette randagi, io non li chiamo randagi, li chiamo liberi, perché facendo in modo di spendere anche alcuni soldi per educazione della gente, educazione civica dell'uomo nel rispetto degli animali e degli animali come esseri che sono assolutamente senzienti, che è stato anche ultimamente legiferato. Animali, esseri senzienti, cani e gatti, soprattutto animali domestici parlo, non parlo di selvatici, perché sono da anni conviventi in questa città. Ecco, per cui il mio fine di questo incontro, a parte che dopo discuteremo di cose più o meno tecniche, eccetera, sarebbe quello di proporre alle istituzioni pubbliche che a Venezia fosse fatta un'area protetta per animali randagi. Area protetta, che vuol dire che al posto di soltanto sterilizzarli, che secondo me è una forma di scorciatoia utile, ma una forma di scorciatoia alla cura degli animali, al posto di sterilizzarli tutti, fare in modo che fossero sterilizzati in l'80-90%, perché il controllo delle nascite effettivamente ci vuole, io non sono contrario alla sterilizzazione così, sono contrario a un certo tipo di sterilizzazione di massa che finora è stata perseguita
senza che ci fossero voci che potessero un attimo tenere un contraddittorio. Ecco, rispetto all'educazione della gente, Venezia come istituzione di area protetta, come i parchi, come le riserve naturali in cui i cani e i gatti vengono, ecco per esempio nel sito del comune di Venezia l'ufficio tutela degli animali dice che i gatti non sono soggetti alla microchippatura soltanto se il proprietario vuole. Io farei microchippare tutti i gatti. Tutti i gatti. Un attimo, posso finire, Daniele? Scusa, posso finire. Perché così venissero controllati. Poi, come si fa anche nelle riserve naturali, per controllarli e per monitorarli meglio, naturalmente qua tocco un tasto che in questo momento di crisi forse non è il massimo, ma si potrebbero anche monitorare con questi braccialetti, con queste cose che vengono messe agli uccelli, per esempio. Prego? Sì, esatto. Proprio per evitare, mi ricollego un attimo sul discorso, io sono completamente d'accordo con lei quando ha detto che ha spedito quella lettera affinché le mostre pellicine non vengono più fatte. Perché secondo me non era solo una mostra pellicina. Racconto la proposta della direttrice della mostra che spiegava il popolamento di Venezia dei gatti. Non sì, per vendere i gatti, perché i gatti della mostra vengono venduti a cifre altissime. Invece in Venezia avrebbe bisogno dei gatti, quelli che vivono normalmente per strada, con le persone che siano educate, proposte, progetti del comune che facciano in modo che le persone vengano educate a questo tipo di rispetto dei gatti senza ricorrere a una sterilizzazione di massa e basta. Io ogni tanto vado anche al parco delle Guglie e là ci sono ancora dei gatti e ammiro, e ogni tanto porto da mangiare anch'io, ammiro delle signore anziane che continuamente si preoccupano dei gatti e della loro salute, cioè, li curano, gli danno antibiotici, eccetera. Sul discorso degli antibiotici poi si potrebbe aprire un altro capitolo, però per il momento lasciamo stare. È giusto che i gatti vengano, cioè a Venezia ci sono abbastanza persone che si impegnano in questo. L'importante secondo me è limitare un attimo la sterilizzazione a tappeto. Ecco, poi dopo questo discorso interverranno anche la... Allora, visto che ci sono due interventi già richiesti, la signora e la Patrizia. Signora, scusi, il nome? Mariolina e Patrizia, facciamo due interventi sulla prima parte, poi diamo la parola a lei, come si chiama? Laura e Alessandra. Scusate se dico una cosa, io non vorrei, siccome ho avuto a che fare abbastanza ultimamente con persone della Bingo a livello istituzionale, diciamo, in cui la mia proposta non è stata discussa, non è stata messa in discussione, c'è stato uno ostruzionismo completo. Io non vorrei che stasera, visto che ci sono... Ognuno di noi può dire la propria opinione. Quindi tocca a lei. No, certo. Io vorrei che fosse fatto senza la mia esperienza volontaria. Allora, scusi, prima di tutto, lei non tiene presente in questa sua analisi che Venezia non è più Venezia di 40-50 anni fa. 22 milioni sono i turisti che si abbattono sulla nostra città e chiaramente ci sono un sacco di posti dove prima c'era qualche vecchia gattara, le vecchie nel frattempo sono morte perché si muore anche, no? Tra i giovani, se lei va a chiedere ai giovani andate fuori a portarvi a mangiare i gatti, non se la sognano nemmeno. Allora, morte delle vecchie gattare. Le associazioni protezionistiche come la Dingo avevano casette fatte in compensato marino nelle aiole per gli animali, venivano nutriti, eccetera. Tutto questo gradatamente è finito, perché di fronte a 22 milioni, compresi gli extracomunitari che si abbattono sulla città, che dentro le casette andavano a mettere i loro calzetti, i loro vestiti, gli animali gradatamente invecchiando, gli ultimi sono stati raccolti dalle nostre gattare e non ce ne sono, per grazia di Dio, più. I gatti ci sono all'ospedale civile, alla Biennale d'Arte, all'Arsenale,
e in altri posti a San Piero di Castello. Non è che non ci sono. Parco Savognano. Ce ne sono, Parco Savognano. C'era Papadopoli e Piazza di Roma, non è più possibile tenere gatti a Papadopoli perché è continuamente invasa da gente che va lì a dormire, eccetera. Quindi questo concetto era bellissimo in una Venezia con una vita ancora patriarcale, se vogliamo chiamarla così, dove la gente viveva anche nei pianterreni. Oggi tutti i magazzini sono diventati, questo è diventato, mettiamo, una mostra, un altro ci apre una pizzeria, un ristorantino, un negozio, qui non c'è mai stato un ristorante in questo campo, ecco là. Allora, le telefonate che lei riceverà o che il comune riceve in continuazione sono le lamentele perché i clienti sono seduti a mangiare e i gatti non li vogliono, i gestori non li vogliono. Quindi il concetto di lei, per esempio, gatti ce n'erano al cimitero. C'erano, infatti era pieno di gatti, c'erano le donne che li portavano a mangiare, adesso non ce n'è più neanche uno, perché non ci sono più neanche i frati, ci sono i turisti che cimitero, quindi lì altra tabula rasa. Al Lido invece colonie di gatti ne ha quante ne vuole. Sant'Elena ancora. Sono stati eliminati dai frati nell'86, ecco, gatti appunto, del cimitero. Ce ne sono a Torcello gatti che se lei ha voglia di portarli da mangiare farebbe un gran bene, perché veramente a Torcello, a Sant'Erasmo, in quei posti lì i gatti soffrono. A Melestrina ce ne sono, agli Alberoni, ma il Venezia centro storico non è più possibile che ci siano gatti lì. Già c'è una battaglia per i cani, perché se lei niente niente cammina e ha due o tre cani cominciano a gridarle dietro di tutto se non è pronto a morire. Quindi escludere nella maniera più categorica di ripopolare il centro storico della città. Quindi scusi, neanche nei parchi tipo Villa Groggia, Savognano, neanche nei parchi. Ma ci si vede, è una domanda, signora, è una domanda. Sì, visto che siete allora, più esperti di me. Sa quante volte le associazioni vengono chiamate per maltrattamenti, violenze, gente drogata che va a disturbare gli animali? Cinesi che dicono che li portano via, che buttano bocconi. Allora, allora è un'utopia, la sua è Venezia. Allora io le vorrei dire che c'è un evento del Doge di Venezia, c'è un fondo all'archivio di Stato, se lei va, c'è una documentazione dove il Doge desiderava che ci fosse un fondo per l'alimentazione di questi gatti con scopi utilitaristici, ovvio, perché servivano per le derrate alimentari, eccetera. Oggi la situazione della città è da così a così. Oggi è Disneyland. Quindi in parte quello che volevo dire l'ha detto la signora. Io posso solo dare la mia esperienza di 8 anni di volontariato a Padova. I gatti che erano, appunto, c'erano più signore che davano da mangiare, noi andavamo a prelevarli perché erano quasi tutti ammalati e di conseguenza per prenderli con le gabbie trappola eravamo un gruppo di volontari e avevamo una grande stanza dove li mettevamo dentro in delle gabbie perché dovevamo curarli e di gastroenterite, di tutte quelle patologie che hanno, e di conseguenza è un lavoro veramente non da poco gestire dei gatti che sono magari selvaggi e che non si lasciano prendere, perché noi stavamo anche giornate intere con una gabbia trappola per prendere un gatto per curarlo, e di conseguenza io anch'io vorrei che Venezia fosse ripopolata di gatti perché li adoro. Poi mi hanno detto che un'altra cosa, ieri parlando con una signora, poi non so se sia vero perché io sono un'importata a Venezia, che sono stati presi tanti gatti perché c'era la AIDS femminile, questa l'ha detto la dottoressa Fioretti, che ha detto il motivo per il quale tanti sono stati anche presi e poi ha detto non si sapeva una volta i gatti che non sono castrati lottano fra loro, esatto. Nella vita sessuale, nei morti, sì, i gatti si trasmettono. Poi un'altra cosa, poi finisco, diceva, hanno detto una volta tutte le fontane erano aperte, c'erano nei pozzi quelle cose, adesso quelle cose non c'è l'acqua, a parte l'acqua è diventato un gestino, nessuno pulisce mai quella cosa, quel contenitore, voglio dire, dove gli animali, i gatti e i cani potevano essere. L'unica città dove i gatti con la AIDS e la febbre vengono curati.
per ragioni ovvie vengono portati in gattile. Sì, ma... in gattile vengono separati dagli altri. Lo so, per ragioni ovvie, fatto questo lavoro. Altri, fatto questo lavoro. Non è che fatto questo lavoro. Ho fatto questo lavoro e lo avevamo ecco, allora breve intervento e poi voglio solo dire una cosa, che questo discorso mio del ripopolamento dei gatti non è che deve avvenire così, cioè è facile, buttiamo i gatti per strada, no. Il mio fine sarebbe quello di far interessare maggiormente le istituzioni affinché a Venezia si faccia una cosiddetta riserva naturale. Per cui questo cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi turista o tra virgolette extracomunitario che butta le cose dentro la cassetta dove ci sono i gatti, tac, multa o sanzione o quello che è. Cioè bisogna riappropriarsi del proprio territorio. In questo senso io ho voluto fare questa proposta. È ovvio che è tutto un cammino che deve fare. La sterilizzazione che finora è stata fatta è un'ottima cosa da un certo punto di vista, però ha eliminato quasi completamente, a parte quelli che sono ancora così, che saranno pochi perché sono quasi tutti sterilizzati. Le forze dell'ordine non hanno più mani, per esempio, più. C'è l'associazione OIPA, l'OIPA che ha fatto delle a Padova, a Treviso mi pare, cioè, ha fatto dei corsi per guardie cinofile. Queste guardie cinofile fino a io non le ho mai viste in giro. Se le istituzioni si preoccupassero di rendere più di fare progetti di educazione alle persone, di rendere Venezia visibile come area protetta nelle scuole, ripeto, l'unica città, no, ma no, capisco tanti progetti così, ma devono essere assunti a livello politico dall'alto anche, diciamo, che vengano selezionati con una volta probabilmente. Come diceva lei, convenzionati dalla Repubblica Serenissima, non è un problema, voglio dire, spero, se no diventa una cosa utopistica buttare i gatti per strada. Paola, veloce prima dell'intervento sì, suo. Sì. La signora ha detto che in antico c'erano dei decreti della Serenissima che dicevano per motivi utilitaristici stanziamo dei fondi, dei soldi per il grano, per esatto. Ora Vito, prova a pensare e a dirci, qua siamo tutti diciamo così emozionalmente più o meno insomma sulla Le stessa, volte, sì. Esatto, ma tu pensa che io sia la pubblica amministrazione che deve stanziare del denaro, tu dimmi perché. Beh, per esempio certi danari che vengono stanziati, piccola cosa solo, certi danari che vengono stanziati per la deratizzazione, non sono tantissimi, potrebbero benissimo essere stanziati per quello. A Venezia è pieno qual di è scatole di raticidi che sono molto pericolosi per i cani, no, per fortuna. E ci sono stati dei casi a Venezia dove le persone, proprio per questa maleducazione che hanno nel senso civico del rispetto verso gli animali, che hanno tirato fuori i bocconi per fare per ammalare. E questo le dice com'è la gente? Sì, com'è la gente. Sì, lei si illude sì. Di educare la gente. Le persone si comportano. I maltrattamenti sono da denuncia non solo civile ma penale. I maltrattamenti proprio per legge. Al posto di fare queste cose di deratizzazione, come non so, faccio un esempio, i pipistrelli, c'è stato un periodo che venivano messe delle cassette fuori, si comperavano perché ci fosse il pipistrelli che ecologicamente, piuttosto che spruzzare antizanzare contro gli insetti nocivi, eccetera, eccetera, perché non fare la stessa cosa con i gatti, che non è che ammazzano i topi, però sono un deterrente anche con gli odori stessi, con gli odori che lasciano anche delle lenze, sono un deterrente, bisogna far capire questo alle persone. Ci vogliono per i topi. Ecco, ciao, no, ci sono tante gare. Volevo brevissimamente dire una cosa. Le cose che lei sta dicendo in realtà non dovrebbe dirle alle associazioni animaliste, dovrebbe dirle alle istituzioni, alla ASL prima di tutto, poi all'amministrazione comunale e poi a tutte quelle istituzioni che dovrebbero cambiare radicalmente una cultura e un tessuto sociale. Quindi in questo momento lo trovo assurdo andare a discutere fra associazioni animaliste che si preoccupano tutte della salvaguardia
del benessere degli animali domestici, e ripeto domestici, quindi quando noi parliamo di gatti a Venezia, parliamo di gatti che si sono, diciamo, sono diventati liberi, sono diventati vaganti perché sono stati lasciati a accoppiarsi liberamente, esattamente. Però, ripeto, come ha detto Mariolina, il problema è che il tessuto sociale è cambiato radicalmente. Non solo, ma l'amministrazione comunale, illuminata nell'89 quando ha concesso un gattile nell'isola di San Clemente, che era una vera oasi, non era un gattile, era un'oasi dove i gatti potevano stare in mezzo al verde. Poi dopo la ASL ha venduto l'isola di San Clemente e hanno dovuto sfrattare il gattile e hanno dovuto costruire temporaneamente una struttura in località Malamocco con dei recinti dove ovviamente c'è una quarantena, c'è una nursery riservata ad animali che hanno problemi gravissimi di salute e di sopravvivenza. Quindi se qui dentro siamo tutti quanti favorevoli alla salvaguardia degli animali, cani, gatti che siano, dobbiamo rivolgere la nostra lotta prima di tutto alle istituzioni e non a lottare fra di noi. Ma chi è che scusi se mi intrometto, ma chi è che intende lottare fra di noi? No, perché le proposito è proprio. Proponiamo una cosa sensata all'amministrazione e agli enti, io ho capito. Ma io ho capito che si era rivolto all'associazione. No, io non mi sono rivolto a nessuna associazione. Scusi, mi fa piacere anzi che siate venute voi. Ma è indispensabile che si uniscano le forze delle associazioni e si vada ad una proposta all'amministrazione. Questo mi sembra. Ma le stiamo facendo le proposte all'amministrazione. Per esempio il Forte Marghera, dove si scatenano le ambizioni probabilmente economiche, sarebbe un'oasi stupenda, abbiamo tanti bei felini là, però se l'amministrazione comunale o il sindaco decide di vendere il Forte Marghera, ci risiamo che dovremo trovare un'altra allocazione per gli animali. E quindi voglio dire, le leggi che ci sono a tutela, perché se qualcuno vedo che passa lì e dà una pedata a un gatto o a un cane, chiamo i vigili e lo denuncio, le leggi ci sono. Ma scusi un attimo, l'hai fatto? Si deve partire dalle scuole, ma lo sanno per educare i giovani al rispetto degli animali. No, non parliamo tra di non parliamo tra di noi, se no diciamo. Sì. Cioè a San Clemente ha fatto l'esempio che c'erano prima, che era del comune, erano dei gatti. No, era stato concesso come gattile, come oasi, cioè, diciamo. Io sono andata l'anno scorso a San Clemente. Ma San Clemente adesso è privato. No, c'è stata una nell'albergo, ma era pieno di conigli, ma questi conigli non è lo stesso un problema? Vabbè, ci sarà anche l'albergatore che si occuperà di conigli, degli amici lui l'ha fatto. L'isola è stata venduta. Allora, è bello decentrare, ma io sto parlando anche di Venezia centro storico. No, Venezia centro storico, magari non magari nel passaggio tra la ferrovia e San Marco ovviamente, perché là, però ci sono dei bellissimi campi limitrofi dove io una volta mi ricordo fotografavo i gatti. Ma lei di notte per esempio va a portare a mangiare i gatti? Sì, qualche volta. Sì. Qualche volta? Visto che aveva già chiesto la parola prima, perché sennò facciamo chi è più bravo degli altri, che forse possono aiutare a partire da un'esperienza di un'altra città, però con problemi non così diversi rispetto a Venezia, molto probabilmente anche con una forte presenza di turisti. Nel caso della mia città, in questo momento Bologna, io non sono originario di Bologna, l'esperienza vera iniziare con i gatti è di una città più piccola come Bolzano, la sensazione molto precisa che conti molto quello che state dicendo voi, cioè un cambiamento del tessuto sociale. Ma allo stesso tempo quello che ho visto nel mio vicolo, nella mia zona e nella parte di centro storico abbastanza invaso dai turisti, in cui stavo prima, adesso sono un attimino se mi preferia, è vicino a un'area di parchi che è un antico canale della città. Nell'esperienza che ho avuto è che cambia moltissimo a seconda esattamente del tessuto sociale. Nel senso, dove io ho una situazione in cui ho persone anziane o, nel caso mio, nel caso di altri amici più giovani, che hanno un gatto o due gatti in casa, che hanno magari la finestra al primo piano o la tettoia e quindi il gatto che può entrare e uscire tranquillamente, se ovviamente la zona è tale perché non rischia di fare la fine della pianina, come dicevano loro, cioè, certo dalle macchine.
o viceversa se siamo in una zona come adesso su una linea vicino a dei parchi pubblici, come conosco poi abbastanza bene Venezia da tanti anni per svariate ragioni e ci vengo spesso, come io so bene che a Venezia ci sono alcune aree che chiamiamo scherzando con la mia compagna il canyon, perché praticamente sono un unico fiume di turisti, ma ci sono altre zone abbastanza numerose in cui in realtà si sta molto tranquilli, essendo una zona diversa di Venezia, c'è una situazione come quella che abbiamo noi, come quella che ho visto anche i miei amici quando ero all'università e venivano a trovare, quindi con il gatto in casa che dalla griglia entra e esce. Ma quelli ci sono ancora? Io penso che quella sia la situazione, nel senso che Venezia ha due presenze storiche di gatti. Ha i gatti della Serenissima che facevano fuori da Pantegane per proteggere i magazzini, che erano stati portati dai gatti delle navi, e ha tutta quell'area limitrofa che era il gatto che veniva dotato dalla famiglia, il gatto che proteggeva la dispensa di casa, che poi è diventato il gatto di affezione. Allora io penso, almeno anche per le discussioni che ho fatto con Vito nel corso del tempo e per l'esperienza nostra che abbiamo fatto a Bologna, che se riuscissimo a incentivare un allargarsi delle esperienze di convivenza tranquilla, di affezione della persona rispetto al gatto, in quel caso noi potremmo anche ragionare di avere di nuovo quelle che sono se non delle rose, comunque delle colonie feline. Cosa intendo per colonia? Intendo che quando ho il gruppetto di gatti, che è fatto di gatti abbandonati, chi da un anno, chi da due anni, io so che quei gatti sono condannati perché si fidano troppo delle persone, sono condannati perché rischiano di finire, se sono in città con le macchine, sono nella società di Roma sotto l'automobile, di sera c'è gente che muove i cani grossi, esatto, perché non sanno muovere, aspetta, se invece io come suppongo sia nel caso delle colonie storiche, penso all'ospedale civile, penso al parco Savognano, quelli sono più potenti, sono tutti a rischio, quello che sto dicendo, quello che ho visto io dalla mia esperienza è che le colonie di gatti nel tempo sviluppano in maniera molto netta, anche colonie di gatti di cui una parte sono fuori, una parte sono di casa e di fuori, sviluppano una loro cultura, nel senso che se nasce una cucciolata, la mamma e gli altri gatti li tengono lontani dalla strada, questo è un invito al nostro vicolo, se ci sono dei pericoli li indicano, diciamo su una cucciolata di 4, di 6, uno morirà di una malattia, un altro magari verrà preso dal cane e mollato dal padrone, ma tendenzialmente tra i quattro sopravvivono abbastanza facilmente e se le persone intorno, il circuito 18 degli amici li aiutano, possono vivere bene. Allora, questa mi sembra in qualche modo, credo, è quello che abbiamo fatto con il gruppo di amici a Bologna, la possibilità concreta per Venezia. Cioè poter, anche con la vostra esperienza, aiutare dove ci sono gruppi di persone e aree ovviamente sufficientemente larghe che hanno voglia, curiosità, anche proprio il rapporto che tu impari conoscendo il gatto, conoscendo una forma di sviluppare questo tipo di ragionamento, mentre mi chiedo, questa è la domanda che voglio fare proprio a lei per la vostra esperienza, che è molto grande, se noi ci siamo trovati di fronte nel corso del tempo, l'ho visto a Bologna, ho discutere molto con alcune volontarie, con l'idea in qualche modo che l'unico gatto buono sia il gatto di casa, certo che è tutelato il gatto di casa, però anche noi prendiamo tanto. Crediamo il fatto che i gatti appunto abbiano una relazione tra loro, crediamo il fatto che in qualche modo i gatti conoscono il territorio e allo stesso tempo perdiamo una presenza culturale, storica delle nostre città. Io non credo che la sterilizzazione totale sia un modo di salvaguardare le colonie dove ci sono ancora. E io parlo della mia esperienza, noi avevamo appunto quest'area della villa intorno e purtroppo, ma anche in modo forse con molta paura della situazione, si è fatta una sterilizzazione che io abito lì da 5 anni, che in 5 anni ha portato ad una dozzina di gatti all'azzeramento praticamente assoluto. Cioè in legge di Stato. Aspetta. Ma di tutela della colonia. Allora, innanzitutto per quanto mi presento, sono Laura Barberi, e sono da circa 5 anni iscritta alla Bingo e ho fatto anche volontariato per 2 anni, poi purtroppo ho dovuto fare un volontariato a casa perché ho una madre che è morta e sono prima di una grave malattia, quindi ho dovuto scegliere un attimo dove indirizzare le mie energie. Innanzitutto volevo dire che per quanto riguarda i fondi spesi dalle pubbliche amministrazioni, credo che quelli dati alla Bingo siano i migliori fondi che sono spesi in questo momento. Perché, non so, di tutto forse lo saprai tramite altre vie, ci sono dei fondi destinati agli stranieri che vengono proprio buttati via per progetti che non hanno nessun senso e che nessuno segue, ok? Quindi dico, grazie a Dio, che almeno questi arrivano e sono mirati perché efficacemente investiti
e utilizzati. Allora, io ho seguito per un anno una colonia a Pessera, una colonia dove c'era il porto, perché ho accompagnavo una volta a settimana, perché purtroppo io in quel periodo stavo facendo un'attività di ricerca, perché mi occupo come antropologo medico di seguire quanto le strutture capitalistico-lavorative influenzano sul benessere delle persone. Quindi ero a casa per fare questa mia tesi di ricerca e questa signora, so che aveva perso il marito stava male, mi cercava una persona che lo accompagnasse in questa colonia e così ho avvicinato questa realtà. L'accompagnavo una volta a settimana, chiaramente a mie spese, perché purtroppo non c'era alternativa, la signora chiaramente non aveva grosse opportunità economiche, anche se comunque aveva del cibo per gatti che gli veniva fornito proprio dalla Dingo. Andavamo a Tessera una volta a settimana, e quindi c'era una bella colonia di gatti. Allora inizialmente con lei ho iniziato a fotografarli tutti, perché chiaramente c'erano quelli più selvatici, nati in mezzo ai campi, perché c'è una colonia proprio in mezzo ai campi, è un posto bellissimo dove c'è un lap dance adesso, no, aperto, comunque lì era quello. No, la struttura è piccola, però no, è un posto bellissimo perché in mezzo ai campi i gatti sono liberi, possono, i selvaggi possono rimanere selvaggi, però purtroppo lì intanto c'era qualche gatto che non era proprio così selvaggio. Quindi quelli che erano stati sterilizzati fino a quel momento, poi si cercava di catturarne qualcuno di più selvaggio, ma è un po' difficile averli lì, anche perché si... La struttura è piccola, però è un posto bellissimo perché in mezzo ai campi i gatti sono liberi, possono, i selvaggi possono rimanere selvaggi, però purtroppo lì ogni tanto c'era qualche gatto che non era proprio così selvaggio. Quindi quelli che erano stati sterilizzati fino a quel momento, poi si cercava di catturarne qualcuno di più selvaggio, ma è un po' difficile averli lì, anche perché si va una volta a settimana. La disponibilità di avere la macchina, li facevo insomma 40 km per andare e tornare così da mestre a mestre, è un po' un problema, insomma, anche quello era. Quindi una volta a settimana e si andava lì, fotografato tutti questi gatti. Io in un anno, sinceramente, questi gatti, un po' alla volta, qualcuno è morto, qualcuno, grazie a Dio, mi ha aiutato, perché poi alla fine cosa è successo? Io ho fatto una scelta difficile, perché mi sono portata a casa gatti malati di FIV, ok? Dico difficile perché in questi due mesi io ne ho già persi due. Ne avevo quattro, ne ho preso uno dalla Fincantieri, nel frattempo ne è morto un altro, infatti se mi emozionerò un po' è proprio perché l'ho cremato la settimana scorsa con i miei figli. Mi sono portata a casa da questa colonia un animale che era tutto sbranato qui, perché chiaramente i gatti liberi bisticciano fra loro in putrefazione, e questo tre anni fa l'ho curato a spese mie, perché giustamente i veterinari hanno fatto un prezzo agevolato, dopo aver speso 300-400 euro, averlo rimesso in forze, il signore mi ha accompagnato a Malamocco, grazie a Dio, perché questo gatto era risultato FEV positivo e con i miei gatti FIV io non potevo tenere un gatto FEV positivo, sennò li avrei fatti morire nel giro di poco tempo. Quindi quando noi pensiamo dovrei anche fare un colloquio di lavoro, però voglio dire, già le premesse non sono le migliori. No, anche perché tra l'altro ti metto giù, voglio dire, vabbè, non importa. Allora, cosa è successo? Che ho portato a casa questo gatto, ci ho speso questi soldi, non potevo spenderli in qualche modo, l'ho tirati fuori, ecco, quindi. E poi giustamente loro mi hanno detto: Laura, l'unica alternativa che hai è portare Silvestro a Malamocco. Grazie a Dio che l'ho portato lì, ho visto come sono tenuti i gatti la prima volta che andavo lì, e dico effettivamente questi gatti, che diciamo è un hospice, no? Come si usa negli altri paesi, qui manca anche per le persone l'hospice, almeno per i gatti c'è, perché possono finire di la loro vita. Quindi dicevo prima, si considera animale senziente adesso, l'animale senziente, quindi si parla di vita e di cura, che c'è il limite però in queste patologie, in queste infezioni sanitarie, che purtroppo sono incredibilmente mortali. A parte questa colonia, ho lavorato un altro anno, poi a Forte Marghera, fino a fine 2011, poi appunto ho dovuto fare quest'altra scelta di vita, e lì ho sopportato il dolore più grande, perché quando c'era un'epidemia, io mi trovavo ad andare lì nel mio giorno, dove dovevo andare a pulire le lettiere, io dovevo mettere i gatti nei sacchetti di nylon, per prenderli nel frigo, per portarli in incenerimento, perché c'è stata un'epidemia che sinceramente era la colonia sterilizzata, però quando ce n'è uno infetto è chiaramente che c'è un problema, che questo provoca un dolore immenso, un odore, un colore. E devo dire che adesso anche questi animali che io mi sono presa in casa, l'ultimo
l'ultimo l'ho preso a febbraio, dopo che ho dovuto sopprimere la mia gatta anziana con due tumori, eccetera, perché io cerco di portarli. Quindi questo, io mi sono presa un animale dalla Fincantieri, che era al porto, un animale meraviglioso, un rosso tigrato, me l'ha dato l'EMPA, l'ha detto la Dingo, l'ha dato l'EMPA questa volta. E però devo dire, è un gatto FIV positivo, giovanissimo, coccolone, se lo sono trovato in colonia improvvisamente. Che cosa ha fatto anche l'EMPA? L'ha preso, l'ha sterilizzato, l'ha rimesso in colonia, però con la promessa di adottarlo, perché chiaramente ci sono certi gatti che non sono così selvatici, di conseguenza possono vivere posso in casa. Posso chiederti una proposta oppure una riflessione? No, una riflessione che va, anche secondo me è proprio vai perché a ci sono, così facciamo gli sì, altri sì, interventi. Ci sono questi problemi, diciamo, sanitari con queste patologie molto gravi, perché io me ne sono accorta adesso quando ho perso due gatti nel giro di 4 mesi. Non sono due gatti dei miei, oltre, cioè, diventa una cosa, io pensavo di, non ci sono nemmeno cure per una FIV quando subentrano molti tumori, non c'è nessuna possibilità. E quindi questa proposta, secondo me, il fatto stesso di mantenere dei gatti interi che si bisticciano, io poi da questa colonia di vita sera mi sono portata a casa una miccia grande così, che non è né FIV né FELV, è 3 anni che vive a casa mia, io ho il terrore che con l'ultimo arrivato si graffi, perché rischia il contagio, non importa, l'ho portata a casa perché sennò era in stallo, poi insomma è rimasta a casa mia. Ecco, quindi c'è sempre questo terrore però che venga contagiata, perché ho visto la fine che hanno fatto quelli malati. E di vedo la fine che fanno per un non nulla, per un minimo contagio, quindi per me questa proposta diventa da questo punto di vista sanitario un po' impossibile, perché un gatto intero chiaramente bisticcia, ha delle possibilità anche di forza, perché ha la pelle più rafforzata qua, magari di essere meno... forse anche contagiato, però se a sua volta è contagiato da queste malattie, contagia gli altri e le morti sono veramente cruenti. Cruenti molte volte non si trovano nemmeno i cadaveri, perché magari vanno a nascondersi chissà dove. Ecco, io sono venuta a portare questa mia esperienza di dolore e anche di lavorare proprio... Io ho chiesto alla Dingo di poter fare anche un libro sulle gattare di Venezia, perché stanno sparendo. Quindi recuperando come antropologo, qualcuno che ha esperienza c'è magari per trasmettere questa cosa. L'ideale sarebbe come è questa stanza dove siamo, mettiamo, no? Una volta le famiglie veneziane, magari stavano di sopra o al pian terreno, non mettevano reti alle finestre, avevano i loro gatti che entravano, uscivano, eccetera. Gatti sono nutriti, gatti sani. Poi se andiamo a guardare i randagi, i veri gatti randagi, dove le povere gattare, cavandosi il pane di bocca, vanno a portarli da mangiare, hanno patologie agli occhi in continuazione, muco, rilotracheiti, polmoniti quando fa freddo, ecco perché Dingo aveva fatto le casette almeno perché si riparassero, scusate, cioè si ammalano, magari sì, vabbè, no, perché non recepisce messaggi. Io spero che ci siano gatti sani, no? Cioè. Ma per avere gatti sani bisogna che siano ben nutriti, riparati dal freddo e dalla pioggia e vaccinati, soprattutto vaccinati. E questo non tutti lo fanno. Ma questa perché è una proposta che noi possiamo fare, che voi fate, cioè che possiamo rafforzare se la Dingo l'ha già fatta. L'unità sanitaria non ha lacrime da piangere. Concede la sterilizzazione a Mestre una volta alla settimana. Faranno 3-4 gatti tra Mestre, Venezia, Marghera. Tutta la terraferma? La terraferma è un pianto, perché Venezia ha, diciamo, eliminato questo fenomeno del randagismo con malattie nella parte di centro storico, perché è approvato e voluto anche dal comune. Le isole? Le isole sono un pianto, perché non ci sono volontari. Voglio vedere quanti di noi qua presenti sarebbero disposti a fare la vita che fanno certe persone, di andare quotidianamente a portare da mangiare a Torcello, a Sant'Erasmo. E lì è pieno. I veneziani, tanto avanti dei gatti, hanno la mania quando qualche gatto vede fastidio, dove vanno? Li mollano in barena. In barena. Lì le gatte partoriscono e i gabbiani mangiano i piccoli. Quindi non è una favola, non sono elementi allora, della rete. Non sono tanto i gatti, ma sono le persone. Sono gli umani. Io e gli umani
allora prima dobbiamo far crescere gli umani, educare gli umani, soprattutto le mamme. Le mamme, lei vada in un asilo, sa quante volte ci è successo di dover intervenire negli asili? Perché le mamme hanno paura delle malattie. La tossoplasmosi, per esempio, e allora subito. L'ettospirosi. No, non c'è l'ettospira, però me la viene data dai ratti. Scusa, delle voci che era questi quella della io parlavo prima di progetti educativi, piuttosto se ci fossero fondi, progetti educativi a tutte le persone. Quando un'area una riserva diventa naturale, riserva naturale, non puoi neanche entrare, voglio dire. Ho capito, ma questa è una città, non questa è una città posto da fare una riserva. No, con determinati sistemi, magari sotto anche ovviamente una sorveglianza scientifica. Che speriamo che prima o poi si possa attuare. Abbiamo fatto. Già voi avete un abbiamo avuto l'Università di Padova che è venuta a vedere per esempio i gatti dell'ospedale civile. Sì, non è successo niente. I gatti, secondo loro, è perfetto. Che i gatti sono spariti da Venezia. Grazie al cielo. Grazie a noi. Noi adesso facciamo sparire i gatti. Ci sono i gatti strappati dalla strada, non è che ce li nascondiamo. Li collochiamo presso famiglie fidate, sì, un tanto sì. Di bolla di accompagnamento, sì, quindi la nostra linea è salvarli dalla strada e farli adottare. Fatica improba, perché certe volte bisogna aspettare 3-4 mesi, tenerli in stallo con nostra sofferenza, sapendo che hai già 6 gatti a casa, si aggiunge un estraneo, se non ci sono pericoli di conflitto, però patisci questa situazione di stallo per 6-7 mesi. E alla fine sei ricompensato, non è un gatto che va in strada, è un gatto che va in adozione. Questa è la nostra linea, è molto semplice. Sì, è una scorciatoia, scusi. Ah, scorciatoia, è una scorciatoia rispetto a un fatto di genere. Non andrà da nessuna parte con questa sua idea, perché gli animali randagi, qui stiamo parlando di randagi che dipenderanno dalla bontà del cuore, se qualcheduno gli fanno pena e gli porta da mangiare, sono animali in stato di sofferenza. L'animale libero sta bene quando ha, come qua, una finestra che può entrare e uscire. Il gatto è estremamente territoriale, quindi una volta, se si mettessero in giro in qualche campo, nelle caselle... C'erano, ma pensabile trovare una comunità che si occupi di queste cose. No, io non parlo del privato, bisogna rendere capace sua che una rete che fosse almeno di 50-100 volontari, ma gente disponibile tutti i giorni per trovare gli animali, portarli a mangiare, portarli da bere, in mente gli esercizi pubblici. Ma scherza, ma per carità, le chiamano subito, portateli via per dei clienti. Posso dire una cosa? Adesso la signora si calma. Cioè, da quando Vito mi ha detto, Daniele, quando va in giro, magari si vede dei gatti, una volta gli ho mandato una fotografia, io sono un fotografo, e da quando Vito mi ha detto, Daniele, io non sono appassionato di gatti, ma da quando mi ha detto, fotografo quello che vedi, io ho cominciato a fotografare e ho trovato, per esempio, che c'è una piccola comunità di gatti qua in Cale dei Muti, che stanno lì, vanno dentro, vanno fuori e stanno lì sostanziali. Poi ce n'è un'altra comunità vicino dove c'era la ex sede del Partito Socialista, quando si entra dopo il Ponte delle Guglie, subito sulla sinistra, la prima calle, e c'è questa. E lì ci sono 5 o 6 gatti. Significa che poi, aspetta, posso parlare, signora? Perché lei, siccome è qua, è molto aggressiva in questa situazione, un po' mi secca che, visto che tutti parlano tranquillamente, lei non qui. Mi sembra che già sa tutto e gli altri no. Poi ho trovato e ho fotografato dei gatti, per esempio, al ghetto. Poi sono andato a Castello, in campo del San Lorenzo. E c'è una bella casetta, 3-4 casettine, dove ci sono i gatti. Allora vuol dire, insomma, se ci sono dei posti dove ci possono stare, ci stanno, cioè non è una cosa così tremenda come dice lei. Posso finire, perché mi sembra essere di Paz d'Arango, degli incontri i gatti. Allora, se ci sono delle situazioni, come dire, un minimo di decoro per loro e per le persone che sono vicine, non si capisce perché no.
non si capisce perché c'è questa, come dire, specie di davvero un'attenzione quasi morbosa nei confronti dei gatti che non sono in casa. Uno, un gatto può tranquillamente passare, può tranquillamente passeggiare dove ci sono altri. Una volta c'erano anche in Terioterà, sì, Farsetti, c'era la casetta qui, sì, qui sì, i gatti, adesso probabilmente non ci sarà più. Per cui insomma la convivenza non è così, dove ci sono i flussi di turisti è più difficile, sì. Ma subito fuori, per esempio il grande flusso di turisti che adesso c'è in Strada Nuova, se lei fa 5 metri, entra dentro, vede che ci sono i gatti che stanno tranquillamente, vanno su, vanno giù, vanno dentro la casa, escono, vanno dentro, vanno... cioè è una cosa tranquilla. Lei vive a Venezia, signora? Certo. Ma lui ha mai visto qualche sera, lei esce la sera, certo, si è mai trovata qualche pantegana che gira e che le passa davanti? Dove non ci sono gatti funziona così, dove non ci sono gatti io qualche volta alla sera mi trovo addirittura vicino a certi ristoranti, qua dove la gente vede la pantegana che gira, ecco, sarà meglio vedere qualche gatto che qualche pantegana, io dico, a me ha dato un po' a parte il signore che dice che piace, ma fa un po' più fastidio la pantegana. Allora, tutta questa attenzione nei confronti, scusa Vito, tutta questa attenzione nei confronti del gatto randagio, io la indirizzerei nei confronti del topo randagio, che è un po' più complicato da gestire, o no? Il pantegano è proprio deluso, ma se c'è un qualche gatto in più magari, ma voglio dire, c'è tanta come dire, attenzione nei confronti dei gatti randagi, molta meno nei topi per esempio. Lei si interessa ai topi randagi come si interessa ai gatti randagi? Non si fanno domande dirette, un attimo, adesso ho chiesto la parola a Vito, non si fanno domande dirette, se no uno può rispondere. No, sì, no, mia la domanda retorica. Ecco, allora, basta. No, a parte che volevo anche far intervenire persone che parlano anche di cani, perché anche c'è un qualche altro problema qua a Venezia, che soprattutto, come diceva anche lei, i cani grossi che vengono lasciati per strada. Il comune soltanto qualche anno fa, nel 2009 mi pare, ha fatto l'unica iniziativa, il patentino per cani, che possono avere obbligatorio avere una forma di patentino per cani, un corso per avere un patentino per cani grossi, per chi conduce cani grossi. Comunque, a prescindere da quello, una delle cose che un po' mi infastidisce, che farò dopo intervenire, quindi parliamo anche di altre situazioni, voglio dire, di cani. Una delle cose che un po' mi suscita un po' un disappunto è che noi umani, mi sembra qualche volta che siamo un po' troppo, come si può dire, attenti al riversiamo troppo alcune nostre proiezioni sugli animali. Gli animali hanno i loro sistemi di navigazione, i gatti sono molto territoriali. Sì, noi interveniamo con la sterilizzazione in una maniera che secondo me è solo tipica della nostra mente razionale, antinaturale. E noi risolviamo il problema in questa maniera. Antinaturale. Che non è naturale, appunto, per cui mi crea una certa conflittualità. Anch'io ho sterilizzato le mie gatte, però francamente l'ho fatto veramente a malincuore e prima di farlo ho lasciato che almeno una volta partorissero. Perché e dopo tutti i gatti sono riuscito comodamente a sistemarli in altre case e stanno benissimo. Tra l'altro sono anche gatti che vanno un po' su e giù per strada e non hanno problemi. Non microchippate, gli ho messo il collarino con i numeri di telefono. Insomma, secondo me se l'uomo fosse un po' meno presuntuoso di risolvere i problemi attraverso una cosa, voglio vedere io se sterilizzassero tutti quelli che sono ammalati, gli umani ammalati. Perché ci sono dei progetti per gli stranieri su questo video. Io lavoro anche con gli stranieri, appunto, quindi ho le mie proiezioni sugli animali. È facile il passaggio. La cosa non è che sia... Mi crea un attimo del disappunto. È facile il passaggio tra il voler curare in una certa maniera. Questo per me non è curare, poi la legge per l'altro. Pensa a quello che sta dicendo. Sì. No, io ci sono già dito se ti minori. No, se ti blocco, però l'affermazione che hai fatto prima, posso dirti? Allora dico. No, scusami, posso dire? L'affermazione che hai fatto proprio all'inizio del tuo intervento, hai detto che si spendono dei soldi per i progetti per gli stranieri.
non è questo l'argomento e volevo solo precisare una cosa. Visto che siamo ritornati là, volevo precisare solo una cosa, che non si fa paragone tra soldi spesi per gli stranieri e soldi spesi per i gatti e i cani, perché lo trovo di cattivo gusto. Quindi passiamo oltre e non volevo soldi spesi con i ratti io. No, all'inizio hai fatto un'affermazione, io mi sento di dirti che non è luogo né... No, ma io ho detto che i soldi spesi per gli stranieri andrebbero spesi come chiedono loro. Io ci lavoro con l'associazione straniera. Questa presunzione che ha l'essere umano di risolvere i problemi attraverso l'associazione a me crea un certo imbarazzo. Però è legge dello Stato. La legge dello Stato dice che quella è una forma di tutela, ma non è obbligatoria. Non è obbligatoria la serie. Sui gatti randagi è legge dello Stato. Sul randagismo c'è tanto di legge. Allora, non chiamiamo i gatti randagi, chiamiamoli. Infatti, gatti liberi, gatti di vicinato. Se no, si avanga la cosa, magari si sposta, invece il gatto deve andare. Qualcuno mi ha detto prima perché mi rivolgo all'associazione, io mi rivolgerei a tutti e alle istituzioni soprattutto, perché si tratta di cercare di cambiare atteggiamento educativo nei confronti di noi stessi e quindi dell'ambiente in cui viviamo, di appropriarsi dell'ambiente quindi, e anche degli animali che convivono in città da secoli. Ecco, scusate, c'è mi pare che si possa tenere un po' male. Sì, no, veniva molto un pensiero che ho gatti da tantissimo tempo, da quando sono arrivata a vivere a Venezia, perciò per me Venezia ha coinciso col fatto di avere adottato una gatta che si è fatta adottare, sono entrata e non ci ho mai riflettuto molto. E quello che mi sento dire mi porterebbe a fare delle riflessioni di ordine un po' più generale in questo senso. Mi pare che nelle nostre società ricche, a tuttora ricche, evolute, si è sviluppato un rapporto con gli animali domestici che andrebbe, su quale io desidererei fare una vera riflessione. Io faccio mi piacerebbe proprio capire che cosa si è messo in moto in questo iperinvestimento dell'animale domestico, che sarebbe un terreno su quale mi piacerebbe riflettere. Mi sembra che se dovessimo fare un'anagrafe degli animali domestici a Venezia rispetto all'anagrafe degli animali, come dire, di vicinato, non personali, non proprietà di nessuno, sarebbe, quantificando questo, sarebbe molto interessante, penso che direbbe molte cose, perché sembra che l'interesse si sia spostato nel possedere un animale, no? In averlo e anche investirlo di funzioni molto complesse probabilmente, e si sia completamente disinvestito sull'animale che abita il territorio comune. Perciò questo farebbe fare una riflessione molto più ampia su che cos'è il territorio comune, di chi è, come lo si vive, come lo si percorre, chi lo abita e chi lo cura. E questo a me interesserebbe molto, perché io sento queste diverse voci, è la prima volta che mi capita. Questo tema, la dingo che sterilizza, chi è contrario, chi non è contrario, che fa tanto per i gatti, ma cioè, lo avevo orecchiato, è la prima volta che mi capita di incontrare insomma nel vivo questa materia, mi sta appassionando e mi piacerebbe, come dire, andare un po' più a fondo, e capisco il pensiero che ti sta guidando, però mi domando se le conseguenze non dovrebbero essere, come dire, provare proprio a rivoltare la questione, nel senso di partire dalle persone, dai soggetti che abitano il territorio, soggetti umani, non animali, che vogliono adottare degli animali in un modo non personalizzato, non privatistico, non possederli. Dell'adozione a distanza. Il quartiere, il nostro quartiere, la nostra fondamenta, da qui la nostra città, è sempre stato. Ma se tu dici la città in generale, la città è un organismo complesso, super complesso. Invece io ascoltandoti dico, ma secondo me la cosa che potrebbe essere gli esempi, come dire, fruttuosi, quelli che fanno poi da treno, c'è un pezzo di città, c'è un piccolo gruppo di persone che abita lo stesso territorio e decide di costituire, di dire, adottiamo insieme uno o due animali, sono degli esempi virtuosi, possono essere dei modi in cui ricominciare a pensare in un certo modo il rapporto con quello che non è
proprietà di qualcuno, compreso l'animale. Certo. Ma io mi ricordo, io sono, vengo dalla campagna, mi ricordo che questi animali arrivavano a casa e i gatti facevano i gattini lì, dopo se ne andavano, oppure i cani arrivavano lì. Ed era una cosa molto semplice. Io trovo davvero questo suo racconto, io lo trovo davvero in qualche maniera, questa sua attenzione quasi morbosa nei confronti, cioè io non ho mai sentito una cosa del genere. Voglio dire, se il gatto moriva sotto la macchina, cioè ci dispiaceva, però è un gatto, muore, lo metti là. Cioè, tutto questo investimento così forte nei confronti degli animali, io davvero lo sento un po', come dire, fuori, qualcosa di più, ma ecco, quando soffrono e quando muoiono, eccetera, eccetera, li consideriamo creature senzienti, e questo è il passo in avanti che è stato fatto, non la morbosità. Succedeva. I compiti delle gattare tanti anni fa, quando non c'erano le leggi, di prendere i gattini e ucciderli. Sì. Perché non lo sapete cosa facevano. Si metteva nel sacchetto, si bucava il sacchetto con una pietra dentro e si buttava in acqua, era normale. Ma si lo fanno anche adesso, insomma. È un atteggiamento un po' forte, un po' duro, ma ci sono anche qui quelli che vanno col coltello e uccidono il maiale, oppure tirano il collo alla gallina. Cioè è normale, diciamo così, nella normalità. Noi siamo arrivati al fatto che noi compriamo la bistecca nella vaschetta e non pensiamo al macello. Non ci ricordiamo che milioni di animali vengono uccisi tutti i giorni, cioè ci sono i polli, ci sono io che non mangio carne perché non riesco a dimenticare che c'è qualcuno che viene sgozzato. Noi uccidiamo tutti i tipi di animali che ci possono essere nella terra, cioè proprio uccidiamo quasi tutti, per cui insomma forse è questa nostra senso di colpa per cui noi trasmettiamo in questi animali che ci vivono accanto tutta questa colpa che noi sentiamo nei confronti di tutti questi che vengono uccisi, dico io adesso potrebbe essere una cosa, e trasferiamo in loro tutto quello che non riusciamo a... Ci sono associazioni molto grosse come il WWF per esempio, si battono perché hanno i parchi per salvare gli orango, per salvare le tigri. Ma i galline chi le salva? Io non le mangio. La gente che non c'è gente che non sono vegetariani. Anch'io non le mangio. E sta crescendo. Io già faccio il professor Veronesi, che non sarà l'ultimo scemo Veronesi. Veronesi dice mangiatene sempre meno carne. Questo è pochissimo, I gatti, i cinesi se li mangiano, anche i cani si mangiano, non solo, in altri paesi del mondo africani, degli animali sono usati come lei. Sono arrivati a una mezz'ora. Allora, niente. Se posso, una cosa brevissima, ascoltando un po' le voci di tutti. Mi torna una proposta che avevamo fatto 2 anni fa a Bologna, che era quella di ragionare in qualche modo sul doppio regime, nel senso che dove abbiamo situazioni di colonie che sono in pericolo, come quella che descriveva lei, o che hanno delle epidemie in corso, è evidente che bisogna intervenire con le vaccinazioni, intervenire anche con la sterilizzazione. I soldi e fermare. No, ma questo almeno nelle città del nord tendenzialmente viene fatto. Ci guardi, io come dicevo prima, io ho fatto le volontarie, abitavo a Padova, sì. Lì a un certo punto l'US veterinario non ha più. Noi veterinari in tutta Padova ci aiutavano, è evidente che è una situazione di pericolo in cui l'epidemia in corso non ancora, probabilmente perché i gatti già sono indeboliti, perché altrimenti l'epidemia non parte in questo modo, bisogna intervenire. Ma è anche evidente che in una situazione come quella che descrivevamo, come quella che raccontava lui del piccolo, quella che raccontava lui, oppure i gatti di Vittorio e i suoi vicini,
in cui i gatti hanno una relazione, quella che diceva lei, hanno una relazione sociale tra loro, ma per tempo sono gatti di casa e di cortile, di casa e di cane, di casa e di campo, o in campagna di casa e di piazza, no? Come succede tanto spesso, probabilmente non abbiamo situazioni di pericolo del genere. Allora, riusciamo a pensare a costo zero, cioè senza cambiare la necessità di fondi da come siamo adesso, una normativa che tenga conto di entrambe le possibilità, sia della necessità di concentrarci e di intervenire, oppure di fare educazione sui proprietari, sì, perché non facciano nascite a raffica in casa, di gatti che non hanno idea di come stare all'esterno e che poi, siccome il gattino alla fine comincia ad avere 6 mesi, il bambino non lo vuole più, in casa devi stare a dieta da fuori. Questo è un altro problema. Questa è una parte. L'altra parte del problema è che dico, riusciamo a pensare anche rispetto ai cittadini, a quel pochissimo di educazione civica che possiamo fare anche come associazione, magari, o come volontari, magari, a costruire una cultura per cui diciamo da una via, diciamo da una via cortile in cui c'è una piccola comunità di gatti che sono di casa e di cortile, si riesce poi a fare un piccolo nucleo anche per evitare le persone in cui sarebbe aiutato dalle sentenze, c'è stata una sentenza. Che i gatti sono anche una risorsa dal fatto che non hai più la parte gana in cantina. Nei condomini. Dal fatto che hai un ragionamento differente. Nei condomini, certo, fino a tempo fa, gli facevano portare via. Adesso c'è una sorpresa. Allora, la sporcizia che c'è a Venezia. Scusate, però non possiamo fare le cose. Si chiede la parola e si parla. In Egitto o in Egitto. Scusate se mi intrometto, ma non è un discorso. Corso a due, scusate, stavo dicendo che il discorso della sterilizzazione, certo non è che si deve fare le sterilizzazioni selvagge, no? Però è un po' come il discorso della pillola anticoncezionale. La pillola anticoncezionale potrebbe, se venisse usata nei paesi del terzo mondo, risolvere e calmare molto certe situazioni, no? Perché se continuiamo a nascere... La Chiesa non lo vuole. Allora, voglio dire, ci vuole un equilibrio. Adesso, ringraziamo il cielo, le leggi e le sentenze, fino all'anno scorso, se il capo condominio riceveva le proteste di un signore, tutti i gatti dovevano sloggiare dal condominio. Adesso la sentenza dice che sono animali sociali e che hanno diritto a un territorio. Il problema qual è? È sacrosanta e bellissima sta sentenza. Il problema è farla rispettare questa legge. Farla rispettare, perché se qui avessimo 3 gatti belli in campiello che stanno benone, a cui lei dà da mangiare e dà l'acqua, starebbero benone. La che mette una casetta o lascia aperto un buchetto sulla finestra, non vengono a ripararsi quando piove e sono in paradiso. Ma se stanotte qua fuori passa gente che li prende a pedate, le forze dell'ordine non ci sono, lei che cosa fa? Sì. Ma scusate, ma qui fuori da dove? Lei ha detto che non sa la realtà di Italia, noi abbiamo fatto, siamo tutti con anni di volontariato. Questo è il campo dei Mori, chi di voi vive in campo dei Mori? Chi di voi vive in campo dei Mori? Beh, il campo di Mori, beh, scusa, questa, no signora, no, facendo degli esempi. Signora, lei sta facendo delle azioni che sono delle generalizzazioni, delle azioni che non sono vere. Chi è che lei vive in campo dei Mori? Allora, io li chiamo. No, signora, lei ha detto, lei passa un gatto. Chi ha detto che qui passa un gatto? Ma no, in maniera generica. No, ma scusami, seca, perché dopo sembra che questo campo... Ma lei non mi fa, detto, può succedere. Cioè, ci vorrebbe... Attenzione, perché tutto possa essere sotto controllo. Qui le persone invece sono molto rispettose. Se lei dice una cosa così, la dice qua, va anche bene. Se lei la dice fuori, magari ci sono i veneziani invece che sono quelli, è facile anche che vada a finire. Stiamo parlando di Venezia, non di Campo di Mori. No, lei ha detto, la signora ha fatto un esempio. La signora ha fatto solo un esempio, voleva essere un esempio. Scusami, anche la Patrizia che abita qua conferma che ci sono stati episodi in giro per Venezia di questo tipo, non ha detto proprio qua. Posso dire una cosa anche a me, il cane? Sì, ma appunto, non mi sembra che... Se capitano queste cose, capitano. Non bisogna però farne un caso, non bisogna fare la campagna di odio sconfinato verso gli animali. Bravo. Sì.
sì. Tutto sommato, anzi, è anche l'esenzione di nuovo nella testa. No, io voglio dire una cosa su quello che diceva lei di educazione Scusate, alziamo le mani una volta, volevo far parlare un attimo. Scusa un attimo, Andreina. Volevo far parlare. No, ma è brutto, ma è Tolentini. Ah, Tolentini è dal nome della persona. Che lo butta in acqua. Scusate. No, passano i turisti 3-4 volte che arriva a casa tutto bagnato, lo salvano dall'acqua. Scusate. È un gatto nero, buonissimo. Sfiga ad essere nero, pareto. Posso... E dai, il nome con nome di persona. Guarda, abbiamo un giovane. E poi la Patrizia. Dai, uno e due. Interventi. Chi vuole parlare dopo? Che qualche anno fa ha fatto il corso per guardia zoofila. Guardia zoofila. Io non ci ho ancora visto prendere servizio e non ho visto neanche nessun altro qua. No, perché qua a Venezia... cioè, in poche parole, il comune o le istituzioni si dovrebbero occupare anche di far circolare, oltre che i vigili che fanno già il loro onorevole servizio in tanti casi a Piazzale Roma e in altre zone di Venezia per le manifestazioni sportive, per quello che... Cioè, ci fossero anche delle persone adatte che hanno fatto delle scuole, come l'hai fatta tu, che vadano in giro a controllare proprio questi episodi qua. Servirebbe almeno come deterrente. Ci puoi raccontare? E finora purtroppo non è avvenuto, non so per quale ragione. Lei a dire i problemi che ci sono, a denunciare... Lei non è proprio il massimo di coordinatrice di zona, rimanga proprio qui, cioè non è proprio... Ci interessa più che altro delle zone esterne a Venezia, quali Dolo, Mira, quelle zone là. Sarebbe anche per i ragazzi giovani sarebbe anche un'ottima opportunità di lavoro. Ma possiamo saperne qualcosa di più? Quanti siete? Sì, a che servizi appartenete? Perché io non ne so nulla, per cortesia. Non lo so se voi sapete dell'esistenza. Dunque, come riguarda, dopo aver fatto il corso, aver svolto il corso dove ti insegno le leggi basilari degli animali d'affezione e non, praticamente si fa un giuramento di guardia particolare giurata. Questo dà la possibilità alla guardia di effettuare controlli, multe e quant'altro alle persone che insomma sono colpevoli di reati minori o anche reati superiori. Maltrattamenti animali, maltrattamenti, messa custodia, qualsiasi cosa, controllo se l'animale è ben tenuto o no, un controllo totale. Certo è che la guardia, io sono l'unico di Venezia, cioè principalmente io sono l'unica guardia ecozootica di Venezia. Che ha il compito di vigilare su Venezia oppure nasce, cioè vive a Venezia, non ho capito. No, vivo a Venezia, sono l'unica di zona. Di Venezia, d'accordo. L'OIPA dice praticamente come regolamento che bisogna essere in due per girare, perché uno è controlla, l'altro scrive, oppure contrario. Come deve essere almeno in due. Più che altro se ci sono problemi, perlomeno uno dei due. Perché c'è anche il violento che può benissimo. Sì, reagire magari. E quindi siamo in due, manco uno sa. È la regione che dovrebbe fare il corso di guardia zoofila? No, è proprio l'organizzazione. Cioè l'OIPA ha questo corso suo. Dell'OIPA. No, è dell'OIPA proprio, però non è un attestato ovviamente, però il riconoscimento a pubblico ufficiale è comunque generale. È lo stesso un pubblico ufficiale? È comunque una guardia particolare giurata, non armata, non sono armato, però posso benissimo... Cioè, avrai il tuo tesserino e mostrerai io sono quindi... E quindi un collega è impossibile averlo. Dove svolge? È possibile perché dove svolge il suo servizio allora? Io in questo momento non svolgo il mio servizio, perché in due. Perché non ho un compagno. Intanto si potrebbe chiedere di affiancare una persona. Ma lei
corpo da cui dipende, è la regione, la provincia, scusi, allora lei è volontario. Internazionale protezione animale. Come lei volontario. Adesso per la mattina a Roma dovevano retribuito ovviamente. Mi pareva che dovessero essere assunto dalla provincia. No, allora è un servizio volontario oppure no? È un servizio di volontariato. Fino a anni fa. No, non so adesso quanti anni fa, me l'hanno detto, non me la ricordo. L'OIVA pagava queste persone, questi volontari. Ovviamente con il tutto e quello che succede, l'OIVA non riesce più a stare. Della provincia di Venezia, di cui questo giovane signore è un ufficiale. Voglio dire. Quali sono i requisiti per diventarlo? Ma allora, che io sappia, dunque lui lavora da questo da 17 anni come provincia. La provincia di Venezia. Ma dalla provincia ci si aspetta qualcosa a un certo punto. No, mi scusi, io posso parlare solo per quello che mi ha detto lui, per quello che gli ho chiesto, e lui mi ha detto che sono 17 anni, che abbia fatto probabilmente un concorso. Comunque che abbia un dipendente quello che però per competenza comunque non è che soltanto possono fare, mentre loro sono volontari. Sì, la differenza è che quello è un dipendente della provincia che fa nello specifico quel lavoro, mentre se ho capito bene lui è un volontario di un'associazione, loro sono volontari. Quello che voglio dire io è che un giovane come me, per esempio, può non avere i requisiti per entrare in regione, perché la regione comunque ha determinati requisiti, non puoi essere un dipendente regionale ed essere il giovincello di turno, se no entrano tutti, se no ci sarebbe pieno. Mentre l'OIPA forma proprio chiunque, giovani e non, per questo cosa qua. Ma poi la regione non può avere volontari. La regione ha detto il giovane. Stiamo parlando di una volontariato e di dove si è espresso lui comunque. Di un ente. Le squadre di lavoro non devono essere chiaramente autorizzate, non è che uno può andare da. Ma hanno una divisa. Sì, hanno una macchina anche. Ma allora stiamo parlando fuori Venezia. Io a Venezia non ho mai visto uno divisa. È venuto ieri sera qui a Venezia. Probabilmente verranno chiamati per intervenire, perché se magari non è che girano come può essere i vigili municipale che girano. Hanno una sede operativa. Credo che loro vengono chiamati, cioè, guarda, sta succedendo un casino. Ho parlato per telefono. Diciamo che se c'è un intervento. Sono venuti dalla maestra, forse, a Venezia. Come interventi, lui mi ha parlato di interventi che fanno anche in terraferma. Intervengono per fare, per esempio, tipo combattimenti clandestini, tipo maltrattamenti di animali. Allora una famiglia vede da una finestra che un animale viene ripetutamente maltrattato. Chiamano loro, questi fanno i loro accertamenti e intervengono. Se vuoi dire due parole, aprire un attimo il discorso sui cani. Abbiamo fatto dove? Problema che io ho avuto personalmente, piuttosto grave, con il mio cane. E il primo consiglio che mi è stato dato è stato di rivolgersi a loro. Ed è un numero verde, un numero pubblico comunque. No, io ho parlato con... No, le sto chiedendo, se io vedo che stanno bastonando un cane, è un numero pubblico quello cui lei ha chiamato? C'è una numero verde, personale? C'è il numero verde dell'ufficio tutela... Ma visto che lei sta parlando del di persone... Io ho parlato con una persona fisica cui aveva un telefono. Sì, non è pubblico. Allora basta, non è un servizio pubblico, è un piacere privato. Io chiedo se c'è un numero verde pubblico. L'ufficio tutela animali del comune di Venezia. Ma le due chiude.
sono due persone. Chiaramente, sono due impiegati, non verranno mai fuori. Sono no, però loro allertano i vigili, però il numero è molto importante. Cioè, il discorso è questo, tanto per finire un attimo e concludere questo discorso sui gatti, dopo volendo aprire un altro capitolo sui cani, sull'educazione cinofila, possiamo anche incontrarci tante altre volte, spero, per cercare di collaborare ed avere possibilmente qualche obiettivo comune qua a Venezia. Allora, scusate, finiamo. Sì, direi che possiamo quasi concludere qua. Ma per me sono interessanti soprattutto l'intervento che hai fatto tu riguardo all'educazione che dovrebbe essere data ai progetti, perché il comune per il momento è abbastanza latente. Cioè, delega molto soprattutto per quanto riguarda gli animali, l'ufficio tutela. Il sindaco del comune ha la responsabilità su tutti gli animali liberi che circolano per Venezia, però dopo si delega tutto alla Dingo per quanto riguarda la cura, la protezione e la sedimentazione degli animali, all'associazione Arti Spa che si occupa della deratizzazione soprattutto, questo per informazione, e a Veritas per raccogliere le carcasse degli animali se muoiono eccetera eccetera. E l'EMPA comunque? No, il comune delega questi tre. L'EMPA non è... L'EMPA è molto importante, però l'EMPA a Venezia non agisce. No, è scritto proprio... Che l'associazione Veneto, ma quella che gestisce il canile municipale. Sì, sì, no, quelle sono quelli che gestiscono il gattile, il canile, eccetera. Però... Le guardie zoofile non ci sono. Gestisce il canile, no, l'associazione Veneta Zoofila, quella che gestisce il canile di San Giuliano. Sì, 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 quella, sì. Sì. Facciamo una riserva. Ecco, per cui secondo me si tratterebbe di più di intervenire appunto verso le istituzioni per cercare di modificare un attimo quello che finora sta avvenendo. Io non sono completamente d'accordo che le persone sono cambiate, che non ci sono più determinati ambienti come una volta, perché invece secondo me una certa coscienza animalista, soprattutto tra certi giovani, si è molto diffusa, per cui si tratta un attimo di incrementarla. E poi soprattutto anche potrebbe essere un'occasione buona per dar lavoro con determinati progetti a persone che possono veramente controllare in maniera istituzionale l'ambiente, che possono essere questi corsi dell'OIPA o ufficializzando. La forestale interverrebbe soprattutto, secondo quello che ho detto io all'inizio, se Venezia fosse una riserva naturale protetta. No, comunque intervengono sì, anche sui allora fatti verrebbero qua. Perché li abbiamo chiamati noi. Sì. No, però voglio dire, sarebbero proprio qua locali se Venezia diventasse quello che spero di fare, un'area protetta. Protetta. Anche per gli umani. Ecco, poi se vogliamo parlare un attimo di ritenete opportuno iniziare un argomento che non era poco come il nostro. Volete, c'è la possibilità di fissare un altro incontro? Voi siete disposti a venire ad un'altra riunione? Se avete voglia, se avete voglia già dateci una disponibilità di massimo per quando potete ritornare. Senti, ma l'avventura facciamo circolare un po' la notizia, vi facciamo una chiacchierata anche per tirare un po' meglio le fila e anche per proporre qualcosa di concreto. Adesso ognuno ha dato la propria esperienza, sì, la propria guarda. E chiediamo per cortesia se puoi venire anche tu la prossima settimana a raccontarci. Mercoledì allora. Io sinceramente ora affrontare anche, anche la questione cane mi sembra facile. Comunque se volete prendete qualche cicchetto. Allora c'è un po' di vino bianco fresco, qualcosa da mangiare. Grazie.